Basso ed Evviva, aspro dialogo del mondo moderno su una lavagna della scuola Pistelli a Roma. Di questi due signori, qual è il vero nemico della libertà? Dillo tu, Lauretta. Quello che dice viva la libertà, ma poi fa il prepotente, mentre l'altro non fa nulla e vale più quello che si fa che quello che si dice. Enzo Iemma è un ex marinaio, ha girato il mondo. Ora gira le scuole, mette a frutto la propria esperienza per provocare direttamente dall'esperienza degli alunni la definizione di che cos'è libertà. Il suo metodo, fatto di domande e di esempi, si ispira al grande modello dei dialoghi socratici. Per esempio, una bambina sarà chiamata fuori e invitata a sedersi sulla soglia di una porta. Poi un'altra sarà invitata a cercare di varcare la soglia. Due libertà si scontrano. Chi ha ragione dei due? Ha ragione Roberta, perché lei deve uscire e il figlio si può sedere anche in un altro posto. Dunque ha ragione Roberta. La libertà di ognuno di noi finisce dove comincia la libertà degli altri. Questa è la vera libertà. Le bambine sono convinte. Fossero convinti anche gli adulti. Il maestro ha inforcato la bicicletta. Tra una lezione e l'altra si gode la sua libertà.